Ave Romani e Romane, bentornati su The Games Brew, io sono Roy Lovat e siamo qui al Rubicone perché abbiamo finalmente completato la nostra missione in Asia Minore, l'abbiamo riportata sotto il nostro controllo ed è giunto ora il momento di abbandonare le nostre armate e tornare a Roma. Abbiamo dei punti innanzitutto da inserire. Vediamo un po'. Ah, ma non siamo noi. Chi? Deianira. Allora, Deianira, che ti mettiamo? La capocciata? Questa non è male. Effettivamente. Ma questa aumenta il danno dello scudo quando... Guarda che figo. Quando è a massima potenza. Arciere, aumentiamo questo. Arciere, aumentiamo questo. Perfetto. Il nostro clone, direi che anche a lui mettiamo questo. Danno con lo scudo potenziato. Triario, questo. Resuscita al Veles. Potremmo dare questo. No, c'era. No. Pure questo non è male. Uccidi quelli a terra causando perdita di morale. Questo, un altro triario qui, potenziamo le capacità mediche, un altro Veles, a questo mettiamo sneak attack, sneaky sneaky, e il princeps questo, ma tanto adesso loro non li potremmo utilizzare. E abbiamo preso anche l'elmo di Mitridate, tutte le resistenze sono raddoppiate. Da 6. Forse a lui dovremmo darlo. Che è vero, questo da 5. Ma con questa avremmo tutte le resistenze. Poi è figo perché fa pandan con la leontea. Per adesso lasciamoglielo a lui. Allora, prima di entrare a Roma, però. Qui non possiamo andare, ok. Dobbiamo parlare con i nostri amici. I have wanted to come to Rome for so long. I am almost nervous now. Era da tanto che volevo venire a Roma e adesso sono così nervosa. È una splendida vista. Sono sicuro l'amerai. Non c'è posto come Roma al mondo. Ed è vero. That is what everyone says. Now I get to see it for myself. I'll let you know if I agree. You are happy to be home? Cioè, ti farò sapere se è effettivamente così, la devo vedere per conto mio. Sei felice di essere a casa? Ovvio. Di nuovo nel cuore del mondo, il centro della vita del Mediterraneo e del commercio. È la capitale, è la capitale politica della Repubblica. Certo che lo sono. Good. You will show me around, I hope. Take me to fancy parties and we will eat expensive food together. I have no place to stay, of course. I can stay in your home, maybe. Just for now. Ah, che carina, si autoinvita. Diceva, beh, allora mi puoi portare in giro, far conoscere gente, banchetti costosi, cibi costosi, shopping compulsivo. E dice, il problema è che non ho un posto dove stare. Potrei stare a casa tua, no? Almeno per adesso. Ovvio, wink wink. Certo che puoi, la mia famiglia ha bisogno di una gente che sia in grado di difenderla. Sarò contento di farti restare a casa mia per tutto il tempo che vorrai. E questo ovviamente sono mano a mano più negative. Diciamo questa. That is generous. Thank you. I will try to find a place for myself. But it is good to know there is no rush. Ah, grazie. È veramente generoso da parte tua.
Cercherò di trovare un posto da parte mia, però è bello sapere di non avere l'acqua alla gola. Stai pianificando di rimanere molto a Roma? We will see. Maybe I will hate it. Then I will have to go and find some place else to be. But I think I will want to stay. If I can find place to live. Cioè, beh, vedremo, perché magari alla fine la odio e me ne dovrò andare. Però per adesso vedremo. Potresti attrarre molta attenzione a Roma. You think it will be bad? Maybe you can help me buy a nice Roman stola. Then I will fit in, right? E dici che sarà una cosa negativa? Magari possiamo andare a fare shopping insieme, in modo che io possa passare inosservata. Cioè, ci potrebbe volere più di una semplice stola, perché non tutte le donne romane hanno l'apparenza di qualcuno che possa avere la meglio in una scazzottata. Sono sicuro che potremmo trovare qualcosa che ti vada bene con un po' di ricerca. We will go shopping. It will be fun. Shopping compulsivo. Andremo a fare shopping, sarà bellissimo e divertente. Parliamo dopo, tanto gladiatore non vuole diventare gladiatrice. Hey. Giulia. Sei più strana del solito. Oh, thanks. Just what every girl hopes to hear. I don't want to return. I don't even know where to go. This is the first time I'm back home. Ah, grazie, è proprio quello che ogni ragazza vorrebbe sentirsi dire. Perché non ho voglia di tornare, non so neanche dove andare. È la prima volta che sono di ritorno a casa. Da quando? Let's just say, joining the Legion was not the main reason I was disguised. The actual reason is in this city. Diciamo che la ragione per cui il fatto che io mi sia travestita da uomo, fatta passare per un uomo, non era solo il fatto di volermi infiltrare nella legione, arruolare nella legione. Diciamo, il vero motivo è questa città. Continuerai a far finta di essere un uomo mentre stai a Roma? Worse. I'm going to pretend to be a prim and proper noble woman. No, no. Peggio, dovrò fare proprio il ruolo della perfetta donna romana. Non sei contenta di essere tornata a Roma? Not really. I like it better out there. Non proprio, preferisco starne lontana. Perché? I don't know. People. There's a lot of people in Rome. I'm not a people person. Non lo so, la gente, c'è un sacco di gente alla città, a me non mi piace la gente. Oh, per Giuno. Calida, su. Un po' di allegria. Non sei contenta di tornare a vedere i tuoi amici e la tua famiglia? Sai che non lo devi fare, vero? Sai che non sei costretta a tornare a Roma. Puoi comunque evitare di entrare in città. Maybe I will. Ti è piaciuta l'Asia? We didn't get our guy, but we won the war. I'd celebrate that. Beh, non abbiamo preso il nostro nemico, ma abbiamo vinto la guerra. Celebrerò questo. È vero, Scaevola se n'è scappato. Anch'io avrei preferito avere più prove contro i fratelli Vitellius. It'll work out. Your case is strong enough. Non ti preoccupare, alla fine vinceremo, il tuo caso è valido. Bestia. What is it, Legati? Non sembri abbastanza felice. It is an action that bothers me. Idleness corrodes the warrior's mind. Ah, dice il non far nulla che mi dà fastidio. Il non fare niente corrode la mente del guerriero. La vita non è una costante serie di battaglie. Assapora i momenti di quiete. C'è sempre tempo per combattere. It is in the quiet moments a warrior dies. I would rather stay alert. No, perché è proprio nei momenti di quiete che un guerriero muore. Preferisco stare allerta. Ok. Che farai adesso? C'è qualcuno che ti aspetta? There was, but not in Rome. I had a sister once, although sometimes I question my own sanity.
Did she truly exist? Or did I merely dream of her? Aristocles teaches us that one may never truly know. We live chained inside a cave, staring at the shadows on a wall. None can chain Bestia Tabat anymore. I will find out where my sister is. Ovviamente Bestia, come al solito, non capisce niente. Dice che ha una sorella, anche se non si ricorda bene se fosse reale o meno. Probabilmente nel senso che era molto piccolo e sono stati separati e vuole trovarla. Come mai, come è successo che siete stati separati? We were both sold as children. She fetched a higher price than I, for she was better in every way than I was. I do not know what became of her. Perché da bambini, ecco come è successo, sono separati perché da bambini sono stati venduti come schiavi. Lei ovviamente è stata pagata di più perché era meglio di lui in tutto, ovviamente. E lui non sa più che fine abbia fatto la sorella. Beh, magari potremmo trovarla insieme dopo che avrò finito il mio lavoro in Senato. I shall consider your offer. Dice che ci penserà. Failing that, we shall prove her existence or the lack thereof. Interviene Sineros, dice: no, no, ti aiuteremo sì o sì. Anche perché così scopriremo se esista o meno tua sorella. Cosa pensi della campagna? You are capable, Commander. Mercy is your weakness. Your enemies exist as long as they survive. Sei un comandante capace. La tua debolezza è la misericordia. I tuoi nemici esistono finché sono in vita. Beh, in alcune situazioni hai bisogno che il nemico resti in vita per ottenere una vittoria superiore. Ho fatto qualche errore. La prossima volta cercherò di mantenere da parte i miei sentimenti. Can't think of any situation like you mentioned. Ovviamente, Bestia, ovviamente. Sineros. Welcome home, Domine. Bentornato a casa, Domine. Sei contento di essere tornato? More than happy. Although it was nice to be back in my homeland once again, I find it quite impossible to not miss Rome. All I need now is a change of clothes and a day trip to the library. Ah, è super felice. Dice, è stato bello rivedere la madre patria, però è impossibile non tornare a Roma e non sentire la mancanza della città. E adesso quello di cui ho bisogno è un cambio di vestiti e un viaggio lunghissimo nella libreria, nella biblioteca. Beh, in realtà non c'è ancora molto da rilassarsi, dobbiamo prima affrontare il Senato. Of course. I shall try to keep up with you as always. Ovviamente. Che farai come prima cosa? To see your mother. I'm sure she is anxious to know we've arrived. Andrò a vedere tua madre, sono sicura che sarà ansiosa di sapere del nostro ritorno. Eh sì, e soprattutto andiamo a vedere come stanno, facciamolo in modo discreto per non metterla in pericolo. I shall be cautious like a lizard. None shall be aware of my presence. Sì, starò attento come una lucertola. Nessuno saprà che sono tornato. Nonostante tutto, direi che la campagna è andata bene, no? Few can claim to be your superior in matters of combat. You have proven yourself beyond the shadow of any doubt. Dice sì, e ti sei anche dimostrato un ottimo comandante. Mi sarebbe piaciuto che mio padre fosse in vita per vedere le mie azioni. Grazie, Sineros. Un commento così da parte tua vuol dire un sacco. You jest, but thank you nevertheless. Ci vediamo, e manca solo Caeso. Ti senti bene? I always get this weird feeling when I'm back. Like I've left something of mine behind out there. Cioè, è sempre strano tornare a Roma, è come se avessi lasciato qualcosa lì sul campo di battaglia. Non so te, ma io ho veramente bisogno di un bagno caldo. Now there's a thought. That masseuse from Lutetia. I wonder if she's still around. Brilliant idea, Legate. Cioè, vedi, quella non è una cattiva idea. Mi domando se quella massaggiatrice di Lutetia sia ancora in giro. Ottima idea, Legato.
Allora, e adesso che farai? You know what? For once, I'll do nothing. Nothing at all. And it will be glorious. Sai cosa? Per una volta non farò niente. Assolutamente niente, e sarà glorioso. Allora, devo tornare a casa e dopodiché potrei unirmi a te. Ti sei meritato il riposo. È uguale questo. A word of warning, Legate. My nothing involves a lot of debauchery and degeneracy. Dice, però fai attenzione, Legato, perché il mio non fare nulla è pieno di gozzoviglie e degenerazione. Ah, ok. Mi sono guadagnato il diritto di provare le migliori gozzoviglie e degenerazioni che Roma può offrire. In that case, we have a compact. As they say in Rome, live with Caeso, live your life. Ah, sì? And who are they? Infatti. The people who say that. You know, people say that. I'm sure I've heard some people saying that. Dice, ah, va bene, allora abbiamo abbiamo un patto. E d'altronde, come dicono a Roma, vivi con Caeso, vivi la vita. E sì, ero solo troll, e dice, e chi lo direbbe? Gente. ce l'abbiamo fatta a sistemare le cose a est, no? All things considered, I don't think we can complain. The war is won, and we are still alive. Ma sì, dice, nonostante tutto, non penso che abbiamo niente di cui lamentarci. La guerra è vinta e siamo ancora in vita. Ok. E adesso possiamo parlare qui con Vitus. Oh, why Lucullus and his victorious legion, welcome home. Salve, Vitus. It is good to be home again. I'm looking forward to a nice bath and a flask of good Carthaginian wine. Maybe two. May I humbly recommend Vipsanius Marcellus' new batch? People say it's heavenly. Ah, your recommendations never fail to impress. Do address the Legatus, though. This victory was of his doing more than mine. My apologies, Legate. I neither know nor recognize you. Ok, hanno parlato un po' di vini, com'è andata la battaglia, bene, non vedo l'ora di ubriacarmi, eccetera. E poi gli ha detto appunto, rivolgiti al Legato, perché alla fine la vittoria in Asia Minore è più un merito suo che mio. Oh, dice, mi dispiace Legato, non ti conosco né ti riconosco. Allora, e qui ci... questa è un po' ignorantella. Scusa accettate, sono Tito Cornelio Lupus, vedi di riconoscermi da ora in poi. Meglio che sia l'ultima volta che fai un errore del genere. Il console esagera per quanto riguarda i miei contributi. Ciò che ho fatto per Roma e non per avere il riconoscimento. Nonsense. It is high praise from the consul. Now, let us conclude our business. The consul seems to attribute the success of this campaign to you, Legate. Thus it is your duty to formally disband the legion and relinquish your weapons. Beyond this river lies the Pomerium, and not even a victorious imperator can cross it bearing arms. A parte Cesare che attraversato il Rubicone, quindi dobbiamo raccogliere tutte le armi e congedare il nostro esercito. Ok, lo faremo. Our laws are what separates us from animals. You have given up your command, but you have retained your virtue. You can always get your command back when Rome needs you again. Senza armi mi sento un po' nudo. Mi ha insegnato molto, patrono. Ti devo moltissimo. Ah, you overstate my influence. It is easy to make a sharp sword out of good steel. The river Rubicon marks the sacred line where you stop being a warrior. It is time you learn how you may conquer a more civilized battleground. We shall meet at my villa in two nights. There are people I want you to meet prior to the Senate hearing. We must get your villa back somehow. Do not worry about your favorite Gladius.
Your war gear will be kept safely in my summer villa outside the city. I hope you are hungry, Domine. Lucullus is known for his lavish feasts. Do not eat anything until I've tasted it first. I wouldn't put it past the Vitellius brothers to poison this entire party just to get you and Lucullus. Ok, e dice che appunto abbiamo congedato la legione, le nostre armi sono le armi personali conservate nella villa estiva di Lucullo e adesso ci ha invitato a casa sua per un banchetto trionfale dove dovremo parlare con delle persone influenti di Roma e trovare anche il modo di assicurarci la salvaguardia della nostra villa. E Sineros ti dice che è un banchetto enorme, non mangiare niente finché io non ho provato niente, non ho provato tutto, perché potrebbe essere anche un modo di Vitellio per avvelenarci, no? Potrebbe approfittarne Vitellio per avvelenare il cibo, quindi lascia che io sia io prima il primo a provare il cibo. Allora, chi c'è stasera? Chi c'è tra gli invitati? I see that Tullius Cicero, oh, Cicerone e Catone. Both here tonight. They are highly esteemed senators of the Optimates faction. Il famoso avvocato Cicerone. The very same. He is an orator of unmatched skill. He was trained in Greece, you know. Esattamente, proprio lui che è stato oratore, che è oratore e avvocato. Ed ha studiato in Grecia. Che ci facciamo qui? Non dovremmo prepararci per l'udienza in Senato? I am sure Dominus Lucullus has a reason and a plan. I would play along. My personal mission tonight is to taste each and every single dish. You may have to roll me home. Se non ti preoccupare, se Lucullus ci ha detto di venire qua è sicuramente perché ha in mente qualcosa e ha un piano già prestabilito. Per quanto riguarda me, io proverò tutto il cibo che tu vorrai mangiare, a costo di dovermi poi spingere e farmi rotolare per tornare a casa. Preferirei avere un'arma con me. To what end? A blade would not help against poison. E per cosa? Una lama non ti può servire, non ti serve a niente contro il veleno. Ok, ok, vado. Augurami buona fortuna. May fortuna smile on you, Domine. I'll be here if you need me. Right on time. Just like a proper legatus. Welcome, son. After this long and arduous campaign, a feast is all you need. Oh, e Lucullo ci accoglie gioioso. Chi è questa gente? Well, you know Marcus Minucius Thermus. Thermus? He's still thankful for your timely assistance and the saving of his life. Abbiamo salvato, infatti. You probably remember Marcus Aurelius Cotta, un altro che abbiamo salvato. He seems to have brought his siblings, Lucius and Aurelia Cotta. The gentleman in the corner is Marcus Tullius Cicero. Making his acquaintance should prove to be very useful for you. I plan for him to become your advocate tomorrow. Last but not least, I've also invited Marcus Porcius Cato, who may or may not represent you as well. You see why it was important for you to be here. Ok, c'è tutta gente importante, influente che ci può aiutare o che ci dovrà difendere nel caso di Catone e Cicerone. Vediamo un po' di assicurarci l'aiuto di Cicerone. Allora, non dovrei prepararmi per il Senato? We should, and we are. This is our preparation. The guests in this party were not randomly chosen. Our success largely depends on your conduct tonight. Ecco, dice, sì, ci dobbiamo preparare per l'udienza del Senato e questa cena serve proprio per questo. Tutti gli invitati sono pensati apposta per appoggiare la tua causa in Senato, ma l'esito dell'udienza dipende da come tu ti comporterai durante questa serata. Ecco che bella. Qualche consiglio? I think not. Just be your charming self and try to win them over. And please relax. You have defeated an army of rebel pirates. This is a simple dinner party. Rilassati e sii affascinante come sempre. Devi fare una buona impressione su tutti quanti. E poi hai sconfitto un esercito e pirati. Questo è un semplice festino. Ok, c'hai ragione. Of course I am. Just follow my lead and you'll be fine. Be sure to join us at the table before you leave.
I'd like to introduce you to Kato myself. And smile. And do not walk like you have just swallowed a measuring pole. Cioè, rilassati, sorridi e cammina senza dare l'impressione di aver ingoiato una pertica. Ok. C'è qualcosa da prendere? I haven't received an invitation yet. No. I'll let you know. Guarda che bello, eh? This might be the last chance to go. They're going to ban that whole collegium again soon. That fool Silvius. Salutiamo Termus. Good to see you again. Have some wine. Come stai, Termus? Ti sei ripreso? My leg still hurts every now and then. And all this rain isn't helping. That is nothing compared to what could have been. You have my eternal gratitude. La gamba ancora mi fa male un pochino. La pioggia non aiuta, ma sarebbe potuto andare molto peggio. Avrai per sempre la mia eterna gratitudine. Salvare il mio ufficiale in capo era il minimo che potessi fare. C'è ancora molto che posso imparare da te. Much appreciated. But I am eager to return to my proprietorship in Asia. With any luck, Rome will never have need of me again. Ah, grazie mille, ma non vedo l'ora di tornare a essere proprietore in Asia. Con un po' di fortuna, Roma non avrà bisogno di me per molto molto tempo. Hai qualche opinione sull'udienza in Senato? It is pretty much out of my hands. I'd follow your Patronus's lead. Lucullus is a smart man who usually has a few backup plans. Even without solid evidence, he will be able to put you into an advantageous position. Nevertheless, I would advise caution. Vitellius Scaevola, and especially his brother Lurco, are ruthless and cunning. Expect the unexpected. Dice di fidarci di Lucullo e fare attenzione a Vitellio Scaevola e Lurco, perché sicuramente avranno pianificato qualcosa anche loro. Conosci tutta la gente invitata? Only those who matter. Be careful around Cotta. He's still reeling somewhat from that damage that was done to his pride. Dice solo quelli. Conosco solo la gente importante. Fai attenzione a Cotta, che è ancora, diciamo, offeso per il danno fatto al suo orgoglio. Non mi può accusare di niente, non mi può accusare del suo fallimento. Il suo orgoglio? Gli ho salvato la vita. To a man like Cotta, an honorable death would have been preferable to a humiliating near miss. Per uomini come Cotta è meglio una morte onorabile piuttosto che essere salvati e riconoscere la sconfitta. Ti lascio al tuo vino. Look, that young man there. I think that's him. Really? He looks barely old enough to wipe his own ass, let alone command a legion. Un cazzotto in testa, eh? If Lucullus says he won the war, then I have no choice but Cicerone. Salve. I've heard a lot about you. I am Marcus Tullius Cicero. Ah, beh, sono Marco Tullio Cicerone. Ho sentito parlare molto di te. Questi sono tutti amici di Lucullo? That depends what you mean by friend. Your Patronus, Lucullus, is a consul. Many people would claim to be his friend. There's a difference between knowing someone and merely knowing someone's name, though. Are we friends? Dice, ovviamente, dipende cosa intendi tu per amici. C'è molta gente che semplicemente approfitta o vuole approfittare della conoscenza di Lucullo per il fatto che sia un console. C'è differenza tra conoscere qualcuno per nome e conoscerlo realmente. Siamo amici noi? Perlomeno conosco il tuo nome. Mi piacerebbe essere tuo amico. Sembra che andiamo d'accordo, penso di sì. Mi pare difficile essermo mai amici. Perlomeno conosco il tuo nome. True, my friend. You know my name. Abbiamo fatto ridere. È vero, amico mio. Conosci il mio nome. No, anche io ho sentito un pochino di cose sopra il tuo conto. Is that so? Few people beyond the political circles would know of me. My reputation depends largely on who's talking.
Dice davvero? Strano, perché poche persone fuori dalla cerchia politica mi conoscono. E d'altronde la reputazione, la mia reputazione, dipende in gran parte dalla persona con cui stai parlando, ovvio, perché se un nemico parlerà male di me, se un amico parlerà bene di me. È vero per tutto? È vero per tutti? Le azioni di un uomo sono assolute. Non importa ciò che gli altri dicano di lui. Beh, dipende. To varying degrees, I am sure. Quindi che fai, Cicerone? I'm an advocate. Avvocato. I defend those whom others seek to incriminate. But I'm sure a career soldier such as you would find the topic rather boring. Sono avvocato, difendo coloro che vengono incriminati da altri, ma immagino che a un soldato di carriera come te non importi ascoltare queste cose, finiresti per annoiarti. Cioè, no, assolutamente. Mi affascinano le questioni legali. La guerra non è una carriera per me, al contrario, è un ruolo in cui mi sono ritrovato contro la mia volontà. È vero, preferisco l'azione alle parole. E penso che leggi e regolazioni riducano la nostra libertà. Indeed. I suppose that makes sense, especially considering the predicament you're in. Davvero ti piacciono? Immagino abbia senso, visto soprattutto il casino in cui ti trovi. Vabbè, ciao Ciro. Parliamo con Catone. That is absolutely unnecessary. I'd spend it all on farmlands. People need their food. Indeed they do. But what good is food if it's obtained by illegitimate means? What do you think about it, Legate? Non ho idea di cosa stiate parlando. Apparentemente sono finito in imboscata. Ovviamente i miei scout mi hanno deluso. Non trascinatevi in questa cosa, qualsiasi cosa essa sia. Fortunately, I know you are good at handling ambushes. Spoils of war, unaccounted for and untaxed. Should they be used for development to feed the people of Rome? Ok, il bottino di guerra, che non è tassabile, dovrebbe essere utilizzato per sviluppare le strutture di Roma e per cibare la popolazione? Una domanda molto semplice. No, ossia deve rimanere tutto al vincitore. Ovviamente il fine giustifica i mezzi. Non importa se la superiorità morale, se stai morendo di fame, dipende dalla situazione. Se la gente sta morendo di fame, ovvio. Ma dovremmo anche punire le persone che hanno commesso il crimine. Questa sì, a seconda dei casi, no? A fairly strong answer, I'd say. No matter how much you try to legislate, the situation at hand will defy your expectations. Meet Senators Marcus Porcius Cato and Marcus Tullius Cicero, who will be acting as your attorney tomorrow. At least I hope so. Unfortunately, things have developed differently, my friend. No! I've decided to represent male, molto male. Scaevola instead. Ok, prima di tutto ha detto che si concorda con noi che, bisognerebbe adattarsi ad ogni situazione, è la situazione che detta il comportamento, no? E poi Lucullo dice che spera che sia lui a farci da avvocato, ma a quanto pare Cicerone sarà l'avvocato dei fratelli Scaevola. Maledizione. C'hanno proprio il migliore a difenderli. Bene. Ah. Che? Perché? Interessante. Allora perché sei qui? Non sei tra i nostri nemici? Allora chi sarà il mio avvocato? Certainly not me. My skill is in building a solid defense, not in prosecuting. And may I say, your case is quite weak. I do not envy whoever has to make it. Certainly an interesting turn of events. But I've heard you talking disfavorably about the Vitellius brothers before. How do you justify defending them? What I justify hardly matters.
I seek to represent them to the best of my ability, so justice can be served. E questo è proprio lo stile anche legislativo americano, no? Perché lui dice: come puoi difendere due persone di cui ti ho sentito parlare male già in precedenza? Dice: ciò che io penso del mio cliente non importa, l'importante è difenderlo nel miglior modo possibile. Proprio appunto come il sistema legislativo americano, no? È immorale difendere qualcuno sapendo che è colpevole. Se è ciò che il sistema richiede, immagino che ciò faccia senso, abbia senso. Se è qui per spiare su di noi. Precisely. The rules exist for a reason. One must understand the reasons to challenge them. Rules should never invalidate the reasons for their existence. Morality is beyond law. Legate, what guidelines did you follow when you had to decide the fate of that Triarchus? Why did you let him live? Allora dice che la moralità in realtà dovrebbe essere superiore, la morale dovrebbe essere superiore alle leggi. È difficile ovviamente stabilire chi abbia ragione o meno in questo caso, no? Dice: nel tuo caso, per esempio, legato, perché non hai ucciso il Triarca dopo aver scoperto che era in combutta con i pirati? Uccidere il nostro capitano nel mezzo del Mediterraneo non mi sembrava un'ottima idea. Non c'erano prove della sua colpevolezza. E non uccido una persona solo sulla base di un sospetto. Our feelings often point towards the moral path. I wonder exactly how utilitarian are you in your thinking? I heard you had the opportunity to bribe a hired guard protecting a spy. Stop interrogating the man, Cato. Not everyone must adhere to your high standards. E poi ci dice: queste apparentemente sono tutte le decisioni che abbiamo fatto durante il gioco, adesso qui ritorno. Dice che potevamo corrompere una guardia per sapere dove si nascondesse la spia. E Cicerone dice: basta fargli l'interrogatorio. Non tutti devono aderire ai tuoi alti standard morali. No, va bene, Cicerone. È vero, ho avuto quella possibilità. Yet you did not take it. Non avevo sufficienti denari con me per corromperlo. La lealtà comprata con i denari è inutile. Avevo opzioni migliori. A point well taken. Okay. Depends on the denari, I suppose. Well, gentlemen, this discussion has become too hypothetical for my tastes. I bid you a good day. Vale, Kikoro. See you tomorrow. One final question. Un'altra domanda. You and your questions, Cato. I believe if you wanted, you could enter the Pomerium fully armed. Why didn't you? Dice perché deciso di seguire le leggi di Roma e congedare le armate invece di entrare nel pomerio completamente armato e farti giustizia da solo? Perché mi hanno detto di farlo? Perché sono le leggi di Roma? E disobbedire alle leggi vorrebbe dire mancare di rispetto alla nostra società, ovvio. Indeed. In betraying Rome, you would betray yourself. Esatto. This has been an interesting conversation, gentlemen. I thank you for it. But now, with your permission, I shall leave. Well, a te. Vale, Cato. Se ne vanno tutti. Vediamo un po' che ci dice Lucullo. We don't have enough evidence to condemn Vitellius Scaiola yet. But I shall try tomorrow at the Senate. Hopefully I can secure Cato's help. You should go to your villa. Be careful, though. Scaiola's thugs are still guarding it. Dice: non abbiamo sufficienti prove come per incriminare Scaevola, però comunque cercherò di assicurarmi l'aiuto almeno di Catone, visto che Cicerone aiuta Scaevola. Dovresti tornare alla tua villa, ma fai attenzione perché comunque è ancora sotto la guardia degli uomini di Vitellio. Avrei bisogno di un'arma. I heard some people carry weapons recreationally. Just be careful. Sì, non
non ci sono armi. Dobbiamo andare a parlare qui con Cotta. Not coming tonight. He's in Hispania, I believe. Shit. Ah, Pompeo sta in Spagna. Of course. The savior of the legions, Lucullus Wonder Kid. I knew you would be here. Non è contentissimo, dice, ovviamente, non poteva mancare il golden boy della regione di Lucullo, il salvatore della legione. Sapevo che saresti stato qui. Ah, salve, posso andarmene se questa è una conversazione privata? Nonsense. It's a party after all. What would be the purpose of these gatherings if we refrain from conversation? I am Aurelia Cotta. Marcus and Lucius are my brothers. It's wonderful to meet you, Legate. We were just talking about you anyway. Of course we were. Aurelia interviene, dice: no, non c'è bisogno, stavamo parlando, e poi queste celebrazioni servono per questo. E d'altronde stavamo anche parlando di te, per cui non ti preoccupare. Possiamo parlare del tempo? Ah, Marcus, sembri avercela con me. Ho fatto qualcosa per offenderti? Other than saving his life? Oltre a salvare la sua vita? Oh, please, let a salvargli talk, la vita. Aurelia. Let everyone witness the failure of Marcus Aurelius Cotta. The man who got himself captured and let his nephew die. The consul who had to be saved by a homeless runt. Allora, posso parlare francamente? Non penso che nulla di ciò sia colpa tua. Salvare la tua vita è stato un onore. Stavo facendo semplicemente il mio lavoro e sono contento di averti salvato, che ciò abbia portato a salvarti la vita. Dovresti essere grato. La tua incompetenza ci ha quasi costata l'Asia Minore. Rest assured, my brother is thankful for that, Legate. Spero stesse parlando di me in buoni termini. We were discussing how you saved my brother's life and became the hero of the Asia campaign. Allora, stavo parlando di come hai salvato la vita di mio fratello, diventando inoltre l'eroe della campagna in Asia Minore. Non posso prendermi tutto il merito, ovviamente Lucullo era la mia guida e mentore. Mi sono semplicemente trovato al posto giusto al momento giusto. Oppure posso un po' fare il lecchino e dire: tutti sanno il valore del grande leader Marco Aurelio Cotta. Sarebbe stato un crimine non salvarlo. Yet my son Gaius was not valuable enough to be saved. E dice: sì, però mio figlio Gaio non era così importante da essere salvato. È che è stato un attentato, è stato lì come si dice, in imboscata. Sei la madre di Gaio? Sebbene io abbia conosciuto per poco tuo figlio, che poi quello era Gaio Giulio Cesare, che è morto, quindi è storia alternativa, perché credo che noi stiamo prendendo un pochino prendendo i panni di Giulio Cesare. Sebbene lo conoscessi da poco, lo consideravo un amico. La sua morte è ancora una ferita aperta. Ma non c'era niente che potessi fare, infatti. I apologize, Legate. They told me you had become close despite how briefly you knew each other. Parliamo del tempo. Non lo so se questo vediamo un po' che succede se gli dico del tempo. Really? Are you so eager to display your shadows? Cioè, davvero vogliamo parlare del tempo? Vuoi far vedere quanto sei banale? Stavo cercando solo di virare la conversazione su qualcosa di più gioviale. No, sono davvero interessato nei fenomeni celesti. Well, I'm not. Beh, io no. Ok, ciao. Scusa, ma questa qui? Un
una cosa. Ma noi non avevamo la spada del figlio. E che fine ha fatto? Non l'abbiamo mai presa? Torna da Sineros quando hai fatto e sei pronto ad andartene. You look tired. Shall we leave? Sì, andiamocene. So, did you enjoy yourself? Ah, sì, è stato divertente. I'm glad you enjoyed it. Let us rest now. Tomorrow is a big day. Ok, è contenta. Adesso riposiamoci, che domani sarà una giornata bella lunga. Abbiamo preso dei punti esperienza. Chi? Sineros. Questo che fa? Se un nemico entro la tua portata attacca un alleato, ottieni un attacco d'opportunità subito. Oh, andiamo a Villa Cornelia. Oh, ecco Casina. Questa chi è? Deianira? Si è comprata un vestitino rosino. Oh, questo qui chi è? Un amico di Scaevola? They look heavily armed, Domine. What if they respond poorly to our demands? Domine, a quanto pare sono armati pesantemente. Che faremo se non accetteranno bene le nostre richieste? In quel caso gli presenteremo i nostri pugni. No, tranquillo, sarò affascinante come sempre. Ah, immagino che dovremmo improvvisare. Ah, don't worry, Sineros. Allegatus has many tricks hidden. The more you say to alleviate my worries, the more. Sineros non si fida delle nostre capacità diplomatiche. E dove stareste pensando di andare? Marcellus? L'uomo di Scaevola che stava alla scuola dei gladiatori in Tracia, giusto? Sono qui per andare all'interno della casa. Per la volontà del console Lucius Licinius Lucullo, ti ordino di farti da parte e lasciarmi entrare. You expect me to believe that? Figurati. You are not expected to believe the master of the house Victoras. You are supposed to obey him. Senator Cato! By order of the Senate, the property rights of this legatus are approved. From this point forward, as pater familias, he alone can exercise the rights of usus, fructus, and abusus. But nothing. That is if you want to see tomorrow. As you command. Ooh, not grande, me, Cardone. As he commands. My apologies, Domine. Non me l'aspettavo, grazie Cadone, non me lo dimenticherò. Scusa, accettate, fai in modo che ciò non accada ancora. Vedi di andartene prima che io ti strangoli con le mie stesse mani. Non so, ci facciamo amico Cadone, sì. Your thanks are unnecessary. It was the virtuous action to take. Welcome home. Wale. Until next time. Ok. I've missed you so much. Madre. You look great. Madre. Did you lose some weight? Are you eating well? Has he been eating well, Sineros? He has, Domina. Mamma, per favore. All right, I'll stop talking. But you'll have to tell me everything. Tell me about the war. I heard some of your friends died there. Killed by pirates. How did you survive?
Ci ha detto, appena si è visto, fa: oh, che bello vederti! Sei dimagrito! Oh, sei dimagrito! Sì, Nero, ma ha mangiato bene! Me l'hai fatto dimagrire! Sì, ha mangiato, Claudiana. Raccontami della guerra. Ho sentito che alcuni dei tuoi amici sono morti attaccati dai pirati. Come hai fatto a sopravvivere? No, non sono sopravvissuto. Questo è il mio fantasma. Stai parlando con il mio fantasma dall'oltretomba. Oh, shush. Don't say stupid things like that. Tempt not the gods. But did you like the life in the Legion? Do you want to be a career soldier? Ma ti è piaciuta la vita della Legione? Vuoi fare il soldato come lavoro? Sì. Più o meno. No. L'ho amato, è una delle esperienze più esilaranti e liberatorie che abbia mai provato. Mi piace il lato politico, più o meno. I was afraid you'd hate it like your father did. But it seems you are more of a warrior than he was. Domina, with all due respect, I guess the Legatus has his own questions. Am I wrong? Adesso viene il turno nostro delle domande. Come ti ha trattato la gente di Skyvola? Oh, they were polite, mostly. Except for the fact bene. They wanted me confined to this villa. I guess having me walking around the streets was too much of a risk. Once you were out of the picture, he had no reason to antagonize me, though. Bene, l'importante, cioè l'unica cosa che non mi facevano uscire dalla casa, perché evidentemente non mi volevano a girare libera per Roma. D'altronde, una volta che tu sei uscito dallo schema qui, dalla situazione di Roma, non c'era per loro motivo di prendersela con me. Pensi davvero che fossero pronti ad uccidermi? I do, and Aculus agreed. It was a sinister plan to take over our family. But now you're here, and everything will be fine. Sì, lo penso davvero, e Lucullo anche. Avevano qualche piano malefico per prendere il controllo della nostra famiglia, ma ora sei tornato e tutto andrà per il meglio. E dov'è Liviana? Non doveva essere qui? Liviana è nostra sorella. I haven't seen your sister in months. Skyvola doesn't let her out of his summer villa. She's pretty much imprisoned there. È presente la situazione come quella di nostra madre, ovvero sta ancora da mesi e mesi a casa del marito, nella villa estiva, e Skyvola non la fa uscire. Oh, sono contento di vederti, madre, viva e vegeta. It's good to have you home. And for it to be our home again. Now that you're back, we have a lot of work ahead of us. Oh, listen to me. You just got here. Go on, take some time to settle in. Let me know when you're ready to get to work. Ok, ci sono mille cose da fare, abbiamo mille nuove missioni e abbiamo dei punti esperienza da collocare. Vediamo un po'. Oh, tocca a noi. Ok, vediamo un po'. Aumentiamo sempre il danno con lo scudo? Ma sì, va. Caesso. Potremmo fargli dare la testata a lui. Che ce lo vedo come tipo. Bestia. Allora, bestia. Qui dovrebbe esserci una cosa. C'era un'abilità che gli permette, ecco questo qua, movimenti illimitati finché il personaggio non smette di muoversi. Questo non è male. Però dovremmo potenziare questo. Se no, dodging. No. Ogni volta che il personaggio uccide un nemico, i punti azioni si ricaricano e tutti gli usi delle abilità si ricaricano, e il movimento pure. Ricarichiamo tutto, quindi io andrei a prendere questa se possibile. Facciamo questa, finta. Andiamo alle spalle di un nemico. Oh, finalmente possiamo prendere questa. Vediamo un po' la nostra villa, guarda che spettacolo, tiè.
Wow, bellissimo. Dobbiamo parlare con un sacco di gente. Ah, che belle ste fontane. Dobbiamo parlare veramente con tanta gente e fare tante missioni a Roma. Molto bello. C'è anche la cucina, guarda che forza. C'è un coltello, bene. C'è un gatto che cerca di prendere i pesci, guarda. Hello? Bene, direi però che possiamo terminare qui questo episodio di Expeditions Rome. Come sempre vi ricordo che qui sotto potete lasciare un commento, mettere like al video e iscrivervi al canale. Siamo finalmente a Roma, vedremo un po' le cose che dobbiamo fare per riprendere il totale controllo della nostra famiglia e vedremo soprattutto nel prossimo episodio, spero, come andranno le cose in Senato, perché effettivamente, come dice Lucullus, non abbiamo sufficienti prove per incastrare Scaevola e inoltre difeso da Cicerone. Questo potrebbe comportare che addirittura la situazione si inverta, perché Cicerone è molto buono come avvocato e potrebbe essere portato anche a ribaltare la situazione dicendo che noi lo stiamo accusando ingiustamente, eccetera eccetera. Quindi vedremo un po', non è che sono proprio tranquillissimo per questa situazione, però a noi ci aiuta Catone molto probabilmente, visto che è venuto il nostro aiuto qui. Mi sembra abbastanza chiaro che sia dalla nostra parte. Vedremo, vedremo un po'. Come sempre, io sono il legato Roy Lovat e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!